Buonasera, avvisiamo il gentile pubblico di non passare davanti alle telecamere durante la diretta, in particolar modo la numero 3 che è la telecamera centrale e comunque anche quelle laterali, la numero 1 e la numero 2. Grazie. Ricordatevi Buonasera, buonasera e bentrovati e lasciamo partire l'applauso per introdurre questa giornata insieme questo tardo pomeriggio serata al Caffè della Versiliana. Vi do il benvenuto a tutti voi coloro che ci seguono da casa, dalla Versiliana di Marina di Pietrasanta e al pubblico presente qua nello spazio caffè intitolato Romano Battaglia, un pubblico devo dire giovanissimo, insomma un inizio davvero scoppiettante per questa edizione del caffè. È in sostanza un'anteprima quella di stasera, l'occasione per partire con questa edizione 2020 del Festival del. Versiliana, eh, ci sarà poi nella giornata di domenica l'inaugurazione vera e propria anche degli incontri al caffè con tutti i saluti istituzionali, ma oggi è eh, l'occasione stasera per dare un antipasto sicuramente molto gustoso e interessante, dedicato ai più giovani, anzi ai giovanissimi, dedicato potrei dire anche ai bambini e alle famiglie eh, in generale, perché questa occasione che anticipa l'apertura vera e propria eh, del caffè vedrà tra pochissimo con noi un ospite davvero eccezionale nel panorama dei social network e di YouTube in particolare. Prima di iniziare naturalmente presentandola è doveroso certamente fare i ringraziamenti e i saluti alle istituzioni, al Comune di Pietrasanta, alla Fondazione eh, Versiliana che ha scelto proprio questo momento e questa edizione per avvicinare ancora di più questo spazio culturale alle nuove generazioni e naturalmente anche in un'edizione non si può nascondere eh, resa un po' più complicata certamente dalla situazione sanitaria, lo stesso spazio caffè per chi lo conosce sia chi lo frequenta eh, da tanti anni sia chi eh, lo segue eh, da casa altrettanto da molto tempo vedrà appunto spazi eh, distanziati, sedie distanziate e alcuni accorgimenti organizzativi che sono stati indispensabili per poter affrontare al meglio tutte le novità che ormai eh, conosciamo bene. Detto questo vorrei un pubblico che ho già sentito caloroso, lo vorrei ancora più caloroso a questo punto perché è il momento di accogliere l'ospite di oggi, vi ho detto che è davvero una personalità, non so se è il termine è giusto, ma insomma straordinaria eh, perché eh, insomma accanto a lei ci sentiamo tutti, almeno parlo per me, un pochino più vecchi, eh, nonostante... Magari l'età potrebbe dire il contrario, in realtà abbiamo un fenomeno che ormai ha dilagato già da diversi anni attraverso smartphone, soprattutto, ma PC, tablet, insomma, in quelle che sono le nuove tecnologie e modi di comunicare. Ve la presento, l'abbiamo annunciata proprio in questi giorni. Ad aprire il caffè della Versiliana quest'anno, in questa anteprima, è Charlotte Moccia. Charlotte M, un forte, forte applauso per lei. Eccola qua. Non ci possiamo baciare e abbracciare ovviamente, ma l'applauso penso che valga quanto un caloroso abbraccio. Prego, ti lascio accomodare. Eccoci. Allora, intanto buonasera Charlotte. Buonasera. Come, come stai? Perché so che questa, non l'abbiamo detto ma l'abbiamo annunciato, è praticamente la prima occasione eh, per te di un'intervista pubblica con un grande pubblico, molti di questi sono naturalmente i eh, tuoi follower, in cui insomma ti racconterai e ci spiegherai un pochino eh, la tua carriera. Eh, sembra strano ma dobbiamo già parlare di carriera, lei ha 12 anni e già eh, dobbiamo insomma, andare un po' indietro nel tempo per raccontarla. Poi ci parlerai anche eh, del tuo libro che è uscito proprio in questi mesi, insomma voglio andare un po' per ordine. Intanto partiamo dalla sensazione che trovi nel vedere anche tanti i tuoi seguaci, poi diamo anche qualche numero, non di là da un telefonino, ma fisicamente presenti qua. Allora, siete veramente tutti bellissimi, appena siete entrati tutti mi salutavate, eravate tutti emozionati e questa cosa mi rende veramente felice e vedo tutte le vostre facce così e mi rende felicissima perché io vi immagino dietro uno, smart, eh, dietro uno smartphone, ma in realtà adesso vi vedo qui davanti a me e questa cosa è veramente emozionante. E lo è sicuramente anche per uh, tanti di loro, tante di loro. Insomma, davvero il tuo pubblico è trasversale: no? tra bambini, bambini, ragazze, adolescenti. Insomma, hai ormai catturato molti di loro. Giusto per dare qualche numero, mi permette che ci siamo un po' anche uh, documentati: uh, il tuo canale YouTube ha uh, superato la soglia dei 600.000 iscritti. Dico bene, 601.000 iscritti. Sì, sì iscritti sì. e hai caricato la bellezza di 382 eh, video che sono stati sostanzialmente eh, la tua fortuna con il pubblico no perché sei riuscita a comunicare tanto attraverso eh, questi video che poi hanno spopolato come ben sapete come ben sapete voi e, e già appunto dicevo a 12 anni ti devo chiedere quando è iniziata la tua carriera perché eh, siamo già a 4 anni di esperienza col tuo canale youtube vero sì, allora ho iniziato verso gli otto anni a introdurmi dentro ai social, però nel mondo dello spettacolo ho iniziato ben prima, verso i 5-6 anni eh, ballavo, cantavo, facevo sfilate, facevo giurie ai baby talent, queste cose. Mi esibivo davanti a un pubblico e già c'ero un po' dentro. Poi verso gli otto anni eh, così mi è apparso questo video Vuoi diventare una sirena. Allora ho chiamato mia mamma, ho detto: Mamma prova a farlo anch'io! E ha raggiunto un grande successo in poco tempo. Allora ho continuato e sono arrivata fino a qui. Poi piano piano hai installato anche tutti i social TikTok, Instagram. Certo, ormai ovviamente eh, insomma, Charlotte è una regina, giusto per continuare eh, <ride> con i numeri. Ormai tutti ti seguono su Instagram come Charlotte M underscore 29, 74.000 follower. E poi su TikTok ovviamente Charlotte e basta, 462 mila follower. Sono aggiornato. Sì, esatto. eh, ok, e 10.000 video, che naturalmente sono numeri diversi rispetto a YouTube, perché quelli di YouTube sono certamente più elaborati, con un sì. montaggio, insomma una grafica eh, di tutto il rispetto. Mentre TikTok è proprio l'immediatezza no, del fatto, la spontaneità che lo rende così, così speciale. Ma ecco, come sei partita? Perché chiaramente anche i tuoi genitori, no, C'è anche un divario generazionale inevitabile che non sono magari non sono nati con YouTube e con il telefonino in mano. Ecco, come hanno visto nascere e crescere in te eh, questa voglia, no, Di raccontarti, di mostrarti eh, in un video e poi di seguirti perché ti hanno chiaramente appoggiato in tutto questo tempo. Allora, l'hanno vista in modo positivo e mi hanno supportato fin dall'inizio. Mia mamma era un po' contraria all'inizio perché queste cose di YouTube, TikTok, cioè non è che lei non le conosceva e quindi le disprezzava un po' e non le piacevano molto. Poi, però, mio babbo e io siamo riusciti a convincerla e allora ha preso il telefono mi ha iniziato a riprendere abbiamo pubblicato il video e appunto anche loro hanno visto il successo mi hanno supportato finora e tuttora mi supportano perché Devo dire che ho avuto fortuna anche con i genitori perché sono veramente bravi. Assolutamente, assolutamente. Insomma, è inevitabile pensare e capire che in questi casi insomma, la famiglia che ha alle spalle e che sostiene anche un percorso, pur giovanissimo naturalmente, così è, è indispensabile. E quindi poi a partire da questa avventura: no? sono arrivati tutti questi video che ho citato prima, 382, uno più popolare dell'altro perché si è arrivato a poi raggiungere anche eh, dei picchi con milioni di visualizzazioni. Sì. Credo, qual è il tuo record? Credo 6 milioni di visualizzazioni. Sì, esatto, 6 milioni. Sì. Quale video? Eh, non me lo ricordo, cioè uh, sono troppi. Sì, esatto. <ride> più che altro io non guardo molto le visualizzazioni che fanno. Guardo se piace o non piace. Ecco, sono le reazioni, più che sì, altro. Esatto. Il famoso engagement, insomma, sì, che ti esatto. interessa. E credo ricchi versus poveri sia quel video, sì. Dovrebbe essere quello, confermate, qualcuno di voi l'avrà visto, sì, vedo già le prime e le ultime file a annuire, quindi probabilmente è quello eh, tra i più conosciuti, ma insomma ce ne sono tantissimi, chiaramente poi il gradimento può eh, variare no? a, seconda, a seconda di quello che scegli. E come oggi, invece, che hai quattro anni di esperienza, ormai insomma ben lanciata, tra l'altro, eh, ormai anche come testimonial per alcuni marchi, a quanto sono, sia nel settore dell'abbigliamento eh, che nel settore scolastico, come ecco, ti approcci oggi a creare questi video? Cioè, da dove parti la mattina a pensare oggi farò questo video? Allora, mi aspiro un po' alla vita, ai trend, ovviamente alle. Alle cose che vanno di moda, e poi guardo Netflix, i video, i film, le serie TV e prendo aspirazione da quelle. E anche nella vita quotidiana, ad esempio, eh, sto facendo una specie di serie di video dove rappresento la vita quotidiana di ogni giorno, le liti tra amore, amicizie, queste cose che appunto ci sono anche all'interno del libro. E quindi le aspirazioni le prendo un po' da tutto quanto, da tutto quello che mi circonda. Ecco, poi parliamo tra poco anche del tuo libro che è uscito da poco, eh, proprio di Charlotte. Un'estate al college infestato, ve lo eh, presenteremo senza spolerare troppo, naturalmente, sì, perché sì. sennò si va eh, così a togliere, a togliere la curiosità. Eh, ecco, il, il video come riescono a comunicare? Ecco, noi ti prendiamo anche un po' ad esempio, no? perché lei è l'esempio calzante del famoso termine nativa digitale, anzi, forse persino la generazione eh, superiore, per cui eh, si muove con una certa eh, dimestichezza, certo è veramente riduttivo tra un mezzo e l'altro, no? tra YouTube. TikTok o Instagram o altri strumenti. Ecco, cambi un po'. Ci spieghi, cambi un po' il modo di comunicare? Te lo posso chiedere se c'è una risposta. Insomma, come cambia il modo di fare video a seconda che tu lo posti su TikTok, eh, su YouTube o che sia sugli altri social? Beh, ovviamente sono tre social tutti diversi, su TikTok ti basi su delle canzoni, quindi ovviamente lì devo cercare di parlare facendo vedere il mio viso, non parlando realmente, ma eh, con i gesti, queste cose. Invece su YouTube è più un parlare, più esprimersi, più far vedere come sono veramente. Su Instagram nelle foto cerco di essere più naturale possibile e appunto nelle foto sono quella che sono faccio alcune pose così nella descrizione racconto un po' quello che succede e basta. Senti, quanto tempo trascorri sui social? Ci viene da chiederci, magari invece è, insomma, in linea con tutti gli altri tuoi coetanei, perché insomma, tutti quanti ormai di varie generazioni trascorriamo tanto tempo sui social. Tu, per esempio? Allora. Confessa, uh... eh, si può dire. <ride> si può dire. Beh, non tantissimo, cioè Poco rispetto a quello che faccio, più che altro quattro ore massimo al giorno, ma proprio massimo se devo pubblicare delle foto oppure se devo registrare un TikTok e lo registro più volte perché non mi piace come è venuto. Invece i video su YouTube parla una telecamera, quindi i social non c'entrano niente per YouTube. Quindi cioè, alla fine non è nemmeno tanto tempo che spendo lì. Poi lo fai per lavoro a questo punto potremmo dire, no? Quindi sei forse sì. un po' più giustificata, no? rispetto, rispetto a noi. In questo caso ormai per te è stato un percorso anche eh, di crescita che ti ha portato avanti. Una curiosità, eh, perché eh, chi è un pochino più avanti con l'età e ha ah, sì, dimestichezza con i social, quando pensa ai social tante volte pensa soprattutto a Facebook. Però tu su Facebook hai un'identità molto limitata in realtà, vero? Sì, è esatto. Un, è un dato effettivo, no? Quasi inesistente rispetto agli sì, altri. Sì, perché um, sinceramente no, non ci ho mai pensato, anche Facebook, non, alla fine non so neanche di cosa si tratta. La, cioè, eh, lo uso sì, però veramente pochissimo. Rispetto agli altri social Quindi preferisco molto di più gli altri Cioè Facebook è per vecchi? Mi permetti di dire? <ride> eh vabbè Senza offesa per nessuno ovviamente eh. Vabbè un po' sì Cioè ci Dai, sono Parafrasando più... insomma Senza offesa sì, per esatto. nessuno eh. Cioè i giovani ragazzi di oggi Facebook eh, non credo ce l'abbiano Cioè sì ce l'hanno ma non veramente sapevi, in di, no, forse non i giovanissimi gli adulti credo che ormai quasi tutti sì. insomma se facciamo un sondaggio fra chi è presente qua insomma sopra, anche sopra i 30 credo che ormai Facebook ce l'abbiano tutti Instagram forse un pochino di meno TikTok credo che sia insomma un mondo tutto quanto da scoprire eh, per chi non è insomma più eh, un adolescente sì perché su Facebook eh, praticamente sono un migliaio di like quindi questo è vistoso perché racconta anche eh, come il mondo dei social sia diverso e diversificato a seconda eh, del, del pubblico quindi è interessante anche capire Proprio questi fenomeni eh, dove vanno a parlare, con quali strumenti eh, si interfacciano con il pubblico. Allora, io verrei al tuo libro. Eccolo qua. Quindi dopo aver ampiamente introdotto insomma, la tua carriera, ti fanno anche un applauso. Non so se è sulla fiducia del libro che avranno sicuramente già letto, che tra poco ci sarà anche occasione, ricordiamo per il firma copie in chiusura oppure per eh, insomma scaldare ancora di più il loro affetto per te. Eccolo qua: un'estate al college, io mi alzo anche perché vorrei farlo inquadrare. E lo porto qua anche a favore di telecamera, un'estate al college eh, Charlotte M, eh, naturalmente è stato presentato, insomma è, è pubblicato di recente, eccolo qui e eh, vorrei capire quanto c'è anche di autobiografico, perché insomma io non voglio appunto anticipare troppo, ma racconta l'estate al college, lo capite, eh, il viaggio studio, la famosa va vacanza studio dei ragazzi eh, che si arriva in Inghilterra, nel Regno Unito. E poi tu invece l'hai realizzata, l'hai un po' condensata sì, esatto. in questo libro. Eh, ti vorrei chiedere questo tra un attimo, però vorrei fermarmi un secondo per una prima pausa, così ti teniamo in, in scacco per una manciata di minuti, così ho il tempo necessario eh, per rispondere e affrontare il tema del libro. Facciamo una brevissima pausa. Tra poco, di nuovo insieme, riprendiamo qualche caffè della versiliana in compagnia della nostra deliziosa Charlotte M. A tra poco. Di nuovo insieme, allora ben ritrovati, ben ritrovati a tutti nel caffè della Versiliana di Marina di Pietrasanta. E riparte l'applauso per l'arrivo oggi qua sotto i pini di D'Annunzio di Charlotte M, youtuber e non soltanto, anche scrittrice, perché ora tra pochi istanti parleremo proprio eh, del suo libro, del suo college infestato, di quest'estate trascorsa al college infestato, così parafrasando eh, proprio il titolo eh, dell'opera edita da Fabri Editori. Eh, ripartiamo proprio da questo, ripartiamo dal racconto che dicevamo poco fa eh, di un'estate un po' singolare. Intanto, beh, chiaramente quanto si mescola la fiction con la realtà, no? quanto c'è di esperienza tua, la studentessa, appunto, e poi, poi hai volato un po' di fantasia, no? Allora, eh, appunto da come molti miei fan sanno, visto che ho fatto il vlog dentro questo college a Brighton, eh, io sono stata dentro questo college e appunto all'interno ho vissuto tantissime emozioni che ho racchiuso dentro un video. E allora, mentre tornavo, ero in aeroporto, eh, ho pensato a come potrei racchiudere tutte queste emozioni, non solo in un video, ma anche scrivendo, visto che a me piace molto scrivere. E prima ho pensato al diario da tenere per me personale, poi ho detto all'autobiografia da pubblicare per rendere noto anche ai miei fan. però l'autobiografia a 12 anni non racconto assolutamente niente perché non è che abbia vissuto poi così tante cose. E allora ho detto il romanzo potrebbe essere un'ottima idea, e allora ho racchiuso all'interno di questo romanzo molte cose vere e altre tratte dalla mia immaginazione, perché appunto c'è questo mistero legato a me e al college, che appunto ci lega. E c'è questo mistero che si manifesta insomma, quasi subito, comunque lo potete, lo potete leggere e poi si arriverà a scoprire anche un po' che cosa c'è che cosa dietro. E ci sono anche alcuni personaggi. Io mi ero segnato senza appunto, anticipare niente: il personaggio di Miss Nancy, di questa eh, maestra, arriva ecco, da un tuo percorso personale? È ispirato a un personaggio? Rappresenta qualcosa per te? Oppure ecco, è più diciamo, un esercizio di fantasia? Allora, è un po' tutte e due perché io a scuola, in questa scuola, in questo collegio, College. sì esatto, avevo un tutor che mi aiutava appunto... Cioè, mi sosteneva per tutto quello che facevo ed era molto simpatico e lo avevo come punto di riferimento, però certo poi ci ha aggiunto molte cose fantasiose sopra perché appunto come c'è nel libro è un fantasma, adesso non sto a spoilerare. Non lo volevo dire io, <ride> ma a questo punto te l'ho lasciato dire a te. E Prego. Quindi sì, è un misto di verità e di immaginazione come appunto è il libro Senti, ho lo spunto per chiederti se appunto qui c'è la figura di un insegnante se nel tuo percorso scolastico, perché naturalmente eh, sei una studentessa che continua a studiare insomma a settembre sarai poi uh, a scuola in terza media come tutti, quindi uh, c'è uh, tutto questo percorso da portare avanti, uh, se c'è stato anche qualche insegnante nella tua uh, vita scolastica che ti ha accompagnato, che ti ha stimolato se ecco la scuola ha avuto anche un ruolo di sostegno uh, in, questo, in questo percorso, se è rimasto insomma, una vita parallela diciamo, a questa che hai sviluppato su youtube allora all'elementari avevo questa maestra la maestra valentina tutti la chiamavamo così e lei era super creativa simpatica anche lei mi ha anche aiutato appunto a intraprendere questo percorso perché appunto io ho iniziato quando ero all'elementari e quindi lei c'era e mi supportava anche lei per quello che facevo e quindi lei è stata anche per me un punto di riferimento. Invece alle medie i professori ho avuto fortuna perché lì sono stati veramente, appunto, capivano quello che facevo e se mancavo un giorno loro lo sapevano, lo capivano e sapevano che il giorno dopo avrei recuperato subito quello che avevo perso. Ecco, quindi, per la tua esperienza, è possibile insomma coniugare impegni extrascolastici anche molto eh, forti, insomma, che portano via anche parecchio tempo con la carriera scolastica? Sì, sì, perché. No, aspetta, scusi. cioè, non ho si capito. può studiare e lavorare, insomma, usiamo questo termine appunto perché per te è diventato un impegno quasi lavorativo, eh, mantenendo saldi i piedi su entrambi i fronti. Sì, sì, certo, perché ovviamente tem c'è tempo per i video, c'è tempo per studiare e c'è tempo per uscire con gli amici. E quindi. ce senso... la fai a dividerti su tutto, insomma. Sì, esatto. Dai. Poi, Ce la facciamo anche noi comuni mortali. Allora, <ride> <fine>. <ride> Poi un giorno, se devo studiare, non registro il video, e il video lo, lo registro il giorno dopo. Oppure, se devo studiare. Eh, poco, lo registro proprio subito nel momento il video, cioè dipende un po' da che cosa mi capita. Senti, visto che mi parli di video, poi torniamo a parlare del libro, quello che magari stuzzica anche molto la curiosità eh, di chi ti segue, il video ci ha raccontato un po' come parte e poi come si crea, ecco, quanto tempo ci vuole, eh, quanto poi c'è anche di te nel montaggio, se hai eh, spunti, riferimenti, se fai tutto da sola, insomma... Come fai? Cioè perché <ride> ce lo chiediamo spesso no? quando si vedono sfornare tutti questi video molto accattivanti, molto eh, belli da seguire no? e coinvolgenti. Allora, eh, ovviamente c'è un cameraman che mi riprende e lui mi riprende mentre faccio video e lo considero come un amico, è come anche la telecamera per me è come un'amica e anche il regista è la stessa cosa perché mi riprende per quello che faccio è come se stessi parlando con una persona normale e poi per registrare il video ci metto dipende da che cosa, due ore, tre così, poi alcune volte per certi video ci metto anche due giorni. Perché dipende da che cosa devo fare e per questo non so dare una risposta concreta e precisa. Eh, e appena ho concluso il video lo mando al mio regista e lo monta, il video lo monta e poi viene pubblicato. Quindi i tempi possono variare naturalmente sì, esatto. e secondo te, non so se c'è una ricetta lo chiedo anche un po' da profano, eh, confesso ma c'è una tempistica cioè ogni quanto bisogna uscire per mantenere il rapporto con il pubblico, ti sei posta questa, questa, questa domanda oppure si va insomma, un po' istinto a seconda dell'ispirazione, ecco, diciamo così allora, io posto generalmente tre volte alla settimana barra due, dipende un po' perché appunto c'è la scuola e anch'io tutte le mie cose private e ovviamente bisogna tenere sempre i video aggiornati ogni settimana perché altrimenti eh, c'è anche il pubblico che poi si stanca ad aspettare. Perché devo essere molto quotidiana? Certo, va tenuto caldo, sì, no? esatto. L'attenzione va, 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 va tenuta così. Eh, senti, prima di tornare a parlare del libro, visto che abbiamo qua una eh, giovanissima studentessa, brillante, intelligente, come ci ha dimostrato, ne approfitto anche per divagare un attimo. Perché uh -huh. visto che parlavi di scuola, eh, non nascondiamo insomma, che venite da un periodo, si viene tutti in un periodo molto difficile, dove la scuola ha attraversato altrettanto delle difficoltà. Parliamo di didattica a distanza, quindi eh, per mesi avete eh, tutti quanti studiato. Eh, da casa, chiusi in casa, insomma, non c'è bisogno di stare a raccontare. Secondo te, ecco, uno come te che con gli strumenti chiaramente è molto familiare, ma anche altri tuoi compagni, certamente un'intera generazione che è nativa digitale e quindi ha familiarità con il web, ecco, che effetti ci sono stati? Ce lo pu ci può dare la tua testimonianza? Insomma, come hai vissuto questi mesi da studentessa a distanza forzatamente? Perché insomma è stato un periodo difficile per tutti. Allora, uh, i giorni sono passati molto veloci perché diciamo che non mi annoiavo mai, avevo molto più tempo per fare video, quindi uh, pubblicavo anche di più e quindi la noia non si faceva mai avanti. E invece per la scuola è stata molto più pesante perché erano molto più. Diciamo ossessivi, non so se mi spiego, perché pensavano di perdere tempo e quindi stare 4 ore davanti a un computer fissa a ascoltare una lezione con la paura che ti chiama. Perché um, poi, se magari ti distraevi a guardare il telefono e ti chiamavano e tu non sapevi che cosa stavano dicendo perché ti eri distratta proprio un secondo, poi lì cioè, succedeva un po' un casino. Poi i compiti erano molto di più rispetto al solito. Quindi, insomma, quasi quasi, ecco, meglio la scuola in presenza, no? sì, come esatto. molti altri studenti e studentesse hanno affermato, ma come naturalmente poi anche gli insegnanti, certamente, un tema che meriterebbe, merita sicuramente un bel approfondimento. Io chiudo questa parentesi perché credevo che fosse interessante avere anche il tuo punto di vista, appunto, da giovane eh, studentessa su questo tema. Tornando invece al tuo libro, Un'estate al college infestato, eccolo qua. Partiamo, ecco, dai fan, qua ce ne sono tanti, poi magari alcuni eh, li sentiremo anche se vorranno porti qualche domanda. Che reazioni... Hanno avuto perché per te sostanzialmente è stato il debutto letterario. O dico male, perché poi sì, esatto. eh, canti, balli, hai recitato, insomma, poi eh, ti ho etichettata come youtuber, però, appunto, a volte è un po' un'etichetta che ti sta stretta perché uh -huh. eh, ci sono tante cose che fai. Come è andato questo debutto per te? Allora, molto bene perché già da piccola scrivevo, appunto, la sera appena tornavo dall'elementare iniziavo a scrivere al computer e mi ha sempre appassionato un po' il genere horror appunto il libro in un'estate in un collegio infestato, eh, infestato si, si sente e si vede eh, esatto. qua in effetti ci sono un po' di atmosfere da brividi senza esatto. anticipare troppo ovviamente non è un horror vero e proprio ci sono quelli, quei piccoli brividi che ti vengono così e anche i film mi piace un po' avere quella brezza di horror, di paura ecco e... Scrivere, cioè, mi è sempre piaciuto, appunto, mi piace molto come materia italiano, letteratura, queste cose perché amo scrivere, raccontare qualcosa con una penna. Un'estate al college infestato ha avuto un ottimo successo, so che insomma ha avuto un grande gradimento anche editoriale, e credo ci sia già un progetto all'orizzonte, sono mal informato, per il 2021. Allora, non spoilerò molto, però ho già iniziato a scrivere qualcosa, quindi ci potrebbe essere un secondo libro, anzi quasi di sicuro ci sarà un secondo libro. E... Sapevate? Sapevate voi che c'era il secondo libro? Eh, qualcuno era ben informato, dai, comunque lo possiamo quasi annunciare, ha quasi fatto un annuncio. Quasi. Dai. E... e mi fai chiedere di che parlerà, dai, come faccio a noi chiedere? Quello che puoi o quello che, o quello che non puoi? Eh... È presto. Sì, è presto, molto presto. Senti, invece eh, appunto il successo letterario, insomma, che poi è ancora da raccogliere perché eh, sei appunto anche in questa fase di promozione, di eh, presentazione del libro di fronte al pubblico, eh, per quanto riguarda tutte le altre passioni, no? perché io poco fa ho detto sì, youtuber è facile anche o non facile, a seconda <ride> di quanto si abbia familiarità col concetto, capire. In realtà appunto dietro di te ci sono tante altre passioni, perché l'hai detto fin da ancora più piccola degli otto anni è iniziato a andare... Su palcoscenici con altre eh, capacità, appunto il canto, il ballo e non soltanto, ma tutto questo insieme, poi come lo tieni? Sono proprio i video alla fine che ti portano a condensare tutte le tue caratteristiche? Sì, allora sono i video che mi hanno aiutato anche a crescere dentro di me perché prima ero molto più timida e ero molto più permalosa, molto più sensibile, invece ora sono molto più sciolta e appunto mi hanno aiutato anche a crescere dentro. Uh, e io di hobby, oltre alla youtuber, tiktoker e instagrammer, ne ho moltissimi perché sono una appassionata pazza veramente, perché mi appassiono di tutto e appunto tutti questi hobby eh, li prendo ovunque, cioè magari finisco un film dove l'altro giorno c'era un film dove c'erano dei cavalli, allora ho chiesto a mia mamma se potevo iniziare equitazione perché mi facevano i cavalli e quindi <ride> mi è venuta così, però cioè, poi ho ripensato piano piano ho detto c'è cioè, troppe cose, non si può fare tutto <ride> no, insomma, esatto. neanche a 12 <ride> no, no. anni, ecco. <ride> e, quindi sì. Riesci oh. più o meno a tenere tutto, a condensare e portare sì, tutto... Esatto a portare tutto nel video quindi cosa ti vedremo fare ne nei prossimi mesi a cosa stai pensando, equitazione a parte <ride> hai qualcos'altro che arriva? allora appunto qua ci, ci sono le mie magliette e ci saranno anche tutti gli accessori sul sito www.charlottem.it e appunto sono già usciti ho pubblicato anche un post su Instagram dove lo annunciavo e questa è una delle tante sorprese che poi ci saranno in futuro allora, tra poco poi vorrei parlare anche proprio del rapporto, del rapporto con, eh, con il pubblico. Anzi, eh, vedo che mi devo fermare per un brevissimo stacco, una brevissima pausa. Di questo parleremo tra poco e poi se ci sarà modo raccoglieremo se possibile anche eh, qualche voce dal pubblico, se qualcuno delle ragazze o dei ragazzi eh, vuole rivolgersi direttamente a te. Brevissima pausa. Tra poco eh, torniamo di nuovo insieme. E di nuovo insieme, ben ritrovati ancora al pubblico del Caffè della Versiliana vi ridiamo il benvenuto da Marina di Pietrasanta e nostra compagnia Charlotte Charlotte M che è con noi in questa anteprima, in questa serata che anticipa eh, gli incontri al Caffè vero e proprio della Versiliana, nella giornata di domenica ci sarà proprio l'inaugurazione ufficiale e oggi come abbiamo spiegato anche al pubblico presente, a chi ci segue, è insomma l'occasione per eh, aprire le porte della Versiliana e dello spazio di Romano Battaglia anche alle nuove nuovissime generazioni, infatti credo che con oggi abbiamo credo, e lo, mi riferisco saluto anche il presidente della fondazione eh, versiliana credo insomma, abbassato vertiginosamente la media eh, del pubblico quanto a età insomma ci ha aiutato a arrivare ancora più dritti al cuore dei ragazzi e delle ragazze che frequentano il territorio della Versilia e sono tanti chiaramente i tuoi fan tanti di loro appunto con il libro in mano eh, Un'estate al college infestato, abbiamo parlato del libro eh, Charlotte, Te, ti chiedevo poco fa accennavo al rapporto che hai con i fan, naturalmente eh, una youtuber ha un rapporto diretto si potrebbe dire perché attraverso eh, i social è facile interagire. E poco fa, quando io ti ho parlato di numeri, ho buttato là un po' di questi grandi numeri eh, sui milioni di visualizzazioni che hanno i tuoi video, eccetera. Eh, tu mi hai detto: Ma a me interessa soprattutto ecco, interagire e capire, no? E esatto. avere il famoso engagement. E poi le reazioni del, eh, dei ragazzi e delle ragazze, come interagite? Ecco, cosa ti dicono e che gli dici tu alle persone? <ride> Allora, eh, più che altro loro mi scrivono nei commenti di TikTok, Instagram, e YouTube, poi molte volte apro i direct di Instagram e rispondo un po' a quello che mi viene chiesto e a quello che mi dicono. Molti mi fanno moltissimi complimenti e questo veramente... E sono sempre ben accetti. Sì, esatto, <ride> e sono veramente grandiosi per questo. E poi mi chiedono molti consigli sulla vita. Ad esempio, mi devo dichiarare a crash La mia cotta, come faccio? Mi dai dei consigli? E lì io gli do dei consigli per aiutarla a dichiararsi o, o meno. E invece, quasi poi. quasi una consulenza ormai, eh, sì, no? È esatto. diventata sentimentale. <ride> e invece su TikTok mi scrivono nei commenti e io rispondo se mi fanno delle domande, poi se mi fanno dei complimenti metto mi piace al commento, uguale su YouTube e un po' è così che interagiamo. E che è anche impegnativo, credo, sì, insomma, esatto. si traduce in molto tempo, insomma, sì. che, ti, che ti prende anche un po' di risorse, immagino di sì. Sì, sì, e infatti la sera alcune volte al posto di guardare un film mi metto lì e inizio a scrivere ai miei fan, Uh, oppure ad esempio faccio una breve pausa di studio dove faccio merende nel mentre rispondo ai fan diciamo che è un po' così eh, senti poco fa so che hai parlato anche con una ragazza una fan qua della tua della zona qua in Versilia che ti ha raggiunto per una chiacchierata Matilde non so eh, se, se è ancora qua ah è proprio qua sì, eccola qua, so che vi siete, che vi siete incontrate e che lei aveva proprio insomma, la volontà anche insomma, di, di confrontarsi uh -huh. con te perché capisci che eh, rappresenti per tanti di loro anche un modello da seguire, no? quindi bisogna stare anche attenti tante volte quando si eh, producono contenuti che poi vanno eh, sulle varie piattaforme. Cosa eh, ti chiede ecco, un'ammiratrice come lei che può essere anche tra poco tempo eh, seguire le tue orme? Ecco, come si rapportano con te quando li incontri dal vivo? Allora, io li vedo molto agitati, emozionati. Appunto alcuni si mettono anche a piangere, io non, non lo so, cioè, non so cosa fare. Tu te lo met... spieghi? Sì, esatto, perché non. Cioè, sono io. Non, è come, io mi vedo ogni giorno e quindi per me è una cosa normale vedermi ogni giorno allo specchio. E, um, quando mi incontrano mi fanno domande. Appunto, Matilde mi ha, fatto, mi ha chiesto un consiglio. Uh, che non mi poteva dare al suo canale YouTube perché. Uh, voleva aprire un canale YouTube, io gli ho dato qualche consiglio e appunto molti si rapportano con me così. E tu chiaramente cerchi in questo caso di sì. dare supporto e dare un po' di, di indicazioni. Credo però che la risposta eh, più immediata sia quella no? di portare te stessa, perché credo che in realtà sono tutte le tue passioni che alla fine rendo, facilitano no? il compito di realizzare così tanti, così tanti contenuti. Dico bene. Insomma, hai, ci hai raccontato insomma, di avere eh, passioni e talenti vari che hai coltivato. E è lì poi è l'humus sul quale si basa tutta la tua attività. Sì. Sì, esatto. Appunto, se non c'è la passione in una cosa che fai, è meglio se non la fai, perché eh, sennò no poi lì diventa veramente pesante. Problema di generazione, no? ci hai detto all'inizio eh, appunto qualche problema con mamma per dover spiegare perché naturalmente non è una cosa eh, che, che è così diffusa, no? anche questa attività attraverso social, YouTube in particolare e eh, tutto il tempo e l'energia che servono. E invece con i nonni addirittura, quando si salta ancora più in là di generazione, che effetto hai trovato in generale, il tuo caso specifico in generale? Ecco, come secondo te chi è ancora più in là eh, con l'età reagisce di fronte a... A una ragazza, che è una bambina anzi, perché aveva otto anni, eh, che si vuole buttare in questo settore? Allora, io con i nonni non ho molti rapporti perché da parte di mia mamma la nonna sta veramente molto lontano e quindi ci vediamo veramente pochissimo. Ci scriviamo, facciamo qualche videochiamata, ma il rapporto non è quello che vorrei avere davvero. E invece da parte di mio babbo cioè, non ci sono quindi. Vabbè, per domani non volevo entrare nel personale, no, no, però, no, capire, perché... però capire <ride> eh, appunto il salto generazionale: quando sì, aumenta, sì. quanto ecco, diventa ancora più difficile farsi capire che cosa vuol fare questa ragazza nella vita o chi come te sceglie questa carriera, no? Perché insomma è facile comunicare ai tuoi follower, forse un po' meno a chi ha qualche annetto in più, no? Allora, spesso ciò che non si conosce viene un po' disirfe. Di cosa ho detto? Disirfe. Cosa sto dicendo? Di, cambia Beh, no, sì, no. Cosa, Non mi ricordo più come si dice. Ragazzi, altro che applausi perché vi, vi confesso che alla sua età nessuno di noi sarebbe stato qua, me lo fate dire a rispondere a uno come me che lo, gli ha rifilato un sacco di domande. Quindi un altro applauso glielo fate per piacere. Perché <ride> credo, no, no, questo te lo meriti. Cioè, poi alla fine te lo faccio anch'io di, eh, di cuore, perché insomma veramente ci sta dando tanti spunti, vedo tanti eh, tutti attenti, perché ci dà tanti spunti di riflessione, perché tante volte viene banalizzato anche questo tema o forse preso sotto gamba in realtà eh, lei è l'esempio di una generazione che è cresciuta con eh, strumenti che sono qua, in questi telefonini che tutti abbiamo e che rappresentano eh, non il futuro, già il presente, per qualcuno anche il passato, quindi in realtà ci stai dando tanti spunti di riflessione importanti per la vita, per la vita di tutti. E quello che cercavo di chiederti e di capire insieme a te, ma non è facile anche inquadrare tutti questi fenomeni eh, sociologici, è appunto le difficoltà di comunicazione tra eh, ragazzini e bambini e, e, e chi è un pochino più là e chiaramente fa più, fa più fatica. Secondo te per eh, insomma, i nostri nonni, i nostri genitori riusciranno ad appassionarsi a questi canali? Eh, potranno mai essere follower non, non necessariamente di te, ma di altre personalità che seguono eh, questi strumenti? Cioè, sarà dilagante per tutti o solo per le nuove generazioni? Ovviamente, perché vedo molti, tutti i genitori adesso sanno usare un telefono, quindi cioè, si vede già che sono abituati. Invece, da parte dei nonni, sono un pochino più arretrati, diciamo che sono, è un po' più difficile usare il telefono per loro, però cioè, ci provano e quindi sono molto, cioè, sono, devo dire, molto moderni, <ride> si stanno modernizzando. Eh beh, per forza, no? i tempi ormai che corrono ci obbligano tutti quanti, lo dicevamo in apertura, no? il discorso di social, se facciamo un sondaggio quasi la totalità degli adulti presenti avrà un profilo Facebook o sicuramente una certa dimestichezza e poi ognuno ha i suoi canali specifici e le nuove generazioni hanno, hanno i loro. Eh, senti, prossimi progetti, no? hai detto già di un libro mm -hmm. eh, che insomma, dovrà arrivare presumibilmente ad anno nuovo e poi su che cosa ti dovrai buttare nei prossimi mesi? oltre alla scuola, chiaramente. <ride> allora, eh, appunto, eh, da come sanno i miei follower, ho fatto una canzone che c'è il videoclip e il lyric su YouTube, su Spotify e su tutte le, altri, le altre piattaforme. E ho intenzione di forse fare un'altra canzone, quindi può darsi che uscirà a breve e appunto da come ho detto prima c'è il mio sito dove ci sono le magliette tipo questa qui e um, tutti gli accessori, cuscini, tazze che è un po' per unirci tutti quanti per avermi anche dentro casa, dentro la quotidianità e come sempre naturalmente ci mette se stessa e racconta se stessa in tutto, in tutto quello che fa insomma gli impegni ci sono e nel canto non voglio chiederti di cantarci qualcosa perché credo <ride> che sarei veramente veramente cattivo però ecco nel canto a che cosa ti sei ispirata insomma hai dei, dei modelli anche nella poi, produzione delle tue canzoni insomma l'ennesimo talento da dove te lo sei tirato fuori ecco viene da dire allora eh, da, da quando avevo sei anni cantavo e, e appunto facevo, salivo sui palchi, facevo i saggi dove ballavo e tutto quanto. E allora questa canzone non è che mi sono più che altro non mi sono ispirata proprio a una persona, ma più che altro a un'emozione, ovvero di passare più allegria, più felicità anche in questi momenti appunto di coronavirus e di stare vicini anche se, se siamo lontani. ecco. Questo è un po' quello che ti ha buttato, insomma, che, ti ha, sì. che ti ha ispirato. Eh, a proposito di eh, modelli, ecco, chiaramente è chiaro che non sei l'unica youtuber, no? Nel senso, è un fenomeno emergente, ma in realtà il fenomeno è affermato ormai da un po' di tempo. Poi, se è possibile, vi darò anche qualche dato, anche qualche spunto di, eh, di, di interesse e di riflessione. Hai appunto una figura di riferimento, insomma, c'è stato qualche youtuber più famoso, importante, internazionale che ti ha ispirato, insomma, che può essere un modello così per usare una parola un po' consueta. Allora, eh, youtuber da piccola mi piaceva tipo i mates, queste cose, quindi mi ispiravo un po' a loro, ma loro facevano tutt'altro che i miei video, facevano games, queste cose, ed ero innamorata pazza di Stepney. <ride> Poi io, ovviamente eh, sono cambiata e... Adesso di influencer uh, di modello proprio non saprei perché... Mm, non lo so, cioè, mi, mm, mi voglio basare più che altro su me stesso. Non che... è un problema se non ce l'hai, <ride> eh, anzi, tutt'altro. Evidentemente, se non ti sei posto il problema di seguire un modello sì. perché sei partita con qualcosa di originale. Mi sembra, mi sembra evidente, quindi nessun problema insomma, se <ride> i modelli non ci sono in questo caso. Allora, vorrei a questo punto eh, ci avviciniamo all'ultima parte eh, del, nostro, del nostro incontro. Tra poco, se ci saranno eh, magari alcuni interventi da fare per rispondere anche a qualche curiosità ricordiamo appunto che sono tanti fan presenti qua oggi e che ci sarà anche occasione proprio di incontro sul finale eh, per il, il firma copie eh, ci fermiamo adesso per un'ultima un pausa tra poco torniamo eh, di nuovo insieme e cerchiamo di dare anche qualche dato per fotografare un pochino il fenomeno eh, degli youtuber eh, in un panorama insomma un po' più ampio del nostro a tra pochissimo E di nuovo insieme questo applauso ci accoglie dalla pineta di Marina di Pietrasanta dal parco della Versiliana, gli incontri al caffè con l'ultima parte appunto di questa anteprima speciale che annuncia l'edizione 2020 che partirà proprio eh, nelle prossime ore. Con noi Charlotte, Charlotte M che ci ha eh, raccontato tutta se stessa e lo farà ancora in quest'ultima parte, ultimi minuti perché ci sono tantissime bimbe, tantissimi follower eh, o fan, insomma scegliete voi il termine che preferite, eh, che sono arrivati armati di libro, poi ci sarà anche il momento del firmacopie ma siccome non basta sono le domande che ti ho fatto Charlotte, visto che ti ho strizzata come un limone, insomma sono stato forse un po' cattivo, ma la curiosità mi ha portato a chiederle tante cose perché è veramente una ragazza molto brillante e affascinante per quello che rappresenta per le nuove generazioni. Vediamo invece loro eh, se hanno da chiederti qualcosa. Insomma, Proviamo ad avvicinarci con la prima, con la prima follower o fan. Eh, già da lì credo che puoi parlare perché vedo che sei, hai, sei microfonata, in sostanza. Più vicino al microfono, più vicino più vicino? Perché ha scritto il tuo libro. Come ti chiami? Alessandra. Alessandra, Alessandra ci chiede ti chiede perché hai scritto il tuo libro. Allora, eh, io ho scritto il mio libro perché, visto che volevo rendere pubblico quello che avevo vissuto al College Brighton, perché è stato veramente fantastico, ho deciso di scrivere questo libro. E appunto, da come ho detto prima, ero in aeroporto, eh, stavo tornando a casa e ho pensato di scrivere questo libro. Appena sono tornata a casa mi sono messa lì e nell'estate 2019 l'ho scritto e poi l'ho elaborato tutto nel corso dell'anno. Ok Alessandra? <ride> Avanti la prossima. E credo che sia Matilde, dico bene, che abbiamo citato poco sì. fa. <ride> Io volevo chiedere, allora che ho visto cioè, nel libro, nella una delle prime pagine, c'è scritto che c'è questo ragazzo che si chiama Luke Logan e mi è rimasto in mente perché è lo stesso nome di eh, Jessie, non so se la conosci, ah, è, sì, sì. Quello, e quindi non so perché è stata la mia infanzia e quindi mm -hmm. non so perché hai scelto quel nome. Cioè. Allora, eh, ho pensato un po' ai nomi maschili. Non ho pensato a Jesse, anche io lo guardavo, non ho pensato a Jessie, ho pensato un po' ai nomi maschili e mi è venuto in mente Luke perché è un nome frequente usato in America, in Inghilterra, quindi ho pensato a quello, però non avevo pensato a Jessie. Ok, grazie. <ride> prego. Grazie Matilde, ecco che arriva un'altra giovane follower. Come ti chiami? Anna Anna, prego. Volevo chiedere perché hai cominciato a fare la youtuber. Eh, allora, mi sono introdotta nei social e avevo 8 anni e ho fatto questo video, vuoi diventare una sirena? Perché stavo guardando YouTube, mi appare questo video, allora chiamo mia mamma e dico mamma, mamma, facciamo questo video. Allora, alla fine, lei mi dice sì, dopo ore di dove la dovevo convincere, anche mio babbo mi ha aiutato a convincerla, alla fine abbiamo convinta, abbiamo fatto questo video, l'abbiamo pubblicato e ha avuto un successo enorme quindi ho continuato. Grazie Anna, vediamo fare un passo avanti, a chi tocca, come ti chiami? Sofia. Sofia. E volevo chiedere dove abiti. Eh. Allora, abito in Serravalle Pistoiese in Toscana, vicino Pistoia. <ride> Volevi proprio l'indirizzo per andare a trovare, no? Non si può dire. <ride> non si può dire, però ecco ora sa dove abiti, la famosa frase. Grazie, grazie Sofia. Grazie. Come ti chiami? Martina. Martina? Um, quanti anni hai? Ho 12 anni. Um, quando ho iniziato a fare la youtuber? Uh, quando avevo 8 anni. Come ti è venuto in mente a fare quella, quel video in sirena? Eh. <ride> eh, perché appunto, da come ho detto prima, stavo sfogliando i video su YouTube e mi è apparso quello, allora ho deciso di farlo. Dove è Fiocco? <ride> allora, Fiocco è a casa con mia zia e si divertiranno di sicuro. Chi è Fiocco? Scusate, perché sennò non capiamo. <ride> è il mio cagnolino. Scusate, che è, non, non sono qui. così informato, ma i fan <ride> ovviamente si qua. parlano in codice. Qua sanno già eh, di che cosa si parla. Altre domande? una, eh, perché poi le altre um, <ride> sono tutte in fila quindi... come lo farai l'altro libro? Uh, eh, io ci ho già provato a chiedere, non me l'ha detto <ride> cioè, guarda, dire... mi ci sono messo subito, <ride> ci ho provato, sai che il fiuto era quello se glielo dici <ride> ci rimango male eh? <ride> eh, non si può spoilerare, però a breve lo spoilererò un pochino sui social quindi tieniti aggiornata questa è una bella risposta <ride> Basta! Ciao! <ride> avanti con la prossima! Questa aveva tante domande. Avanti, avanti. Come ti chiami? Alice. Alice. Per me, Charlotte è la mia YouTuber preferita. Oh. Grazie! E qua l'applauso che scioglie si apre il cuore, credo, a tutti quanti. Come ti chiami? Alice. Che bel nome. Basta? Eh sì, non è una domanda, è una dichiarazione d'amore questa in qualche modo. Grazie. Grazie, Grazie Alice. C'è una dietro che sta impazzendo, che sta aspettando il suo turno. Vai che torna, <ride> tocca a lei ora. Come ti chiami? Nicole. Nicole, uh, ma perché ci sono dei mostri a casa tua? Questo non lo so. Forse perché sono invidiosi perché faccio i video su YouTube. <ride> Come ti sono chiami? I miei genitori. Eh? Sono i tuoi genitori? No. Non so chi sono. <ride> come ti chiami? Nicole. Nicola. Nicola, okay. allora grazie, grazie Nicola. Andiamo un po' veloci perché siete tante fortunatamente, quindi andiamo avanti con la prossima, come ti chiami? Angelica. Angelica, vai. Hai mai pensato di fare un film? Allora, questo sì l'ho Ma questo non pensato... ci avevo mica pensato io. <ride> <vero>. Già. Eh. <ride> questo sì l'ho pensato molte volte e perché a me piace molto recitare e quindi sì, forse... Potrei pensare <ride> di farlo, non lo so. Dai, vediamo, grazie. vediamo, grazie. Come ti chiami? Viola. Viola. Eh, lo sai già il titolo della canzone? Non lo so perché ancora bisogna farla, la seconda canzone, quindi per ora non lo so. Poi presto lo dirò sui social. Grazie, vedete come sono curiosi, cioè, questi sì che vanno, che vanno dritti al sodo e eh. poi mm -hmm. mi sembrava di essere io quello che faceva troppe domande. Vai, come ti chiami? Giulia. Giulia. Ehm, ah. E quando uscirà il nuovo libro? Uh, verso, non lo so, all'incirca. E questo ci ho provato anch'io, ma... Non febbraio, ce detto. marzo attenzione non so. invece stavolta Di lo dice febbraio, dipende marzo dipende dai tempi che ci mette a scriverlo <ride> Grazie. comunque manca poco dai insomma sì. diciamo dai, a primavera, come ti chiami tu? Vanessa. Vanessa, e volevo chiederti quando sei nata il 29 gennaio 2008 Grazie. tu invece? io, sono nata. Ah, io. Eh sì. sono nata il 28 gennaio 2010 ah, no. ok, ciao. ciao come ti chiami? Allegra Allegra se farai un film, come, ehm, come sarà il contenuto? Uh, non lo so. Spero tanto di basarmi sulla vita quotidiana, comunque di essere più normale possibile. <ride> Vedremo un po'. <ride> Grazie. Per ora di più non dichiara, più <ride> di più non ci dice. Vai come ti chiami tu? Alice. Alice Te hai sempre avuto i capelli così lunghi. Te li sei mai? L hai mai avuti corti? No, li ho sempre avuti così lunghi. Ho avuto la frangia, e... però sempre lunghi, mai tagliati, okay. <ride> grazie. Grazie. Charlotte, queste corrispondono un po' anche alle domande. Immagino che ti arrivano, no? anche <ride> sì, nelle in direct sì. o in varie, in varie altre forme. Quindi, insomma, stiamo concretizzando faccia a faccia quello che tu fai <ride> normalmente sì. attraverso i vari canali. Vai. Cattia, come ti chiami? Margherita. Prego. Uh, quanti anni ha il tuo cane? Uh, mi sembra tre, sì. Quattro, quattro. quattro anni. Poi vedete sì, come la anni. curiosità va nelle cose, eh. nelle cose pratiche, no? Perché vedono, osservano attraverso i video e poi quando si rivolgono a lei vogliono proprio saperne ancora di più. Quindi è veramente un rapporto viscerale che si va a creare con i tuoi, con i tuoi follower. Avanti alla prossima, come ti chiami? Gem. Gemma, vai pure. Ma pratichi qualche sport? Sì, pratico atletica e si basa sulla corsa, la marcia, non so se sei presente. Ok. Anche lo grazie. sport non manca niente, questa ragazza <ride> veramente ci ha stupiti sempre di più. Avanti la prossima, grazie. Ciao, mi chiamo Anita e la mia domanda è... Um... <ride> Oltre a quei mostri, diciamo, che, sì. mh, che sono nei tuoi video? Introduci delle persone della vita reale nei tuoi video? Certo! Eh, L'Ilaria, la mia migliore amica. Eh, Gaia, che anche lei è un'amica speciale e importante per me. Poi c'è Leonardo, che appunto c'è la ship tra noi due, eh, appunto in questa serie di video che sta facendo. E poi tra poco ci sarà anche un nuovissimo personaggio nei prossimi video, quindi tenetevi aggiornati perché tra poco uscirà qualcosa di nuovo. Ok, grazie. <ride> Prego. Avanti, rapidizziamoci un attimo, visto così chiudiamo con Pre tutti Pre i ragazzi. Prego, come ti chiami? Camilla. Perché ti piace scrivere? Perché ho sempre avuto questa passione non c'è un motivo che, perché mi piace scrivere. Mi piace scrivere perché uh, mi piace prendere la penna in mano e esprimermi su un foglio bianco. <ride> okay, grazie. Grazie a te. Avanti con questo giovanotto, no, lui non parla, era l'accompagnatore. Era l'accompagnatore. <ride> Prego, ragazzi, tocca a voi. Ciao, io mi chiamo Marina, ci siamo già incontrati sì, prima fuori. Sì, e ti volevo chiedere, qual è la parte più difficile che hai scritto nel tuo libro? Allora, di parti difficili... Mh... non ce ne sono? <ride> allora no, non saprei perché più che altro mi sono basata sulla vita reale quindi eh, magari smistare un po' gli argomenti quello è stato un po' difficile però cioè di parti difficile no perché poi alla fine è la realtà e c'è un po' di immaginazione <ride> scusate voi che siete un pochino più grandi faccio una domanda a voi se mi permettete perché la seguite? vorrei capire l'altro lato <ride> del fenomeno cos'è che vi spinge a seguirla? cosa vi piace di lei? Io Charlotte la seguo da quando ho iniziato a fare quegli esperimenti da sirena. <ride> Dall'inizio, insomma. Sì, eh. e poi lei ha oh, anche un canale YouTube perché mi dà molta autostima. Grazie. Eh, posso chiedere anche a te, ora salutiamo sì. la ragazza e vediamo la prossima. Ciao. ciao. Perché la segui? Allora, io la seguo da poco perché appunto mi aveva parlato trascinata insomma sì. eh. e vabbè ho visto un, un po' di suoi video di youtube e ho detto vabbè ci sa fare e quindi è molto simpatica la simpatia okay. ti ha tirato è una come ti chiami e che domanda è per lei allora mi chiamo maria paola e che emozioni hai provato a scrivere il tuo libro allora, non c'era un'emozione proprio vera e propria perché ogni volta che scrivevo parti differenti provavo un'emozione diversa perché alla fine, mentre scrivevo parti paurose, misteriose, dove accadevano cose terrificanti, diciamo, uh, sentivo il brivido dentro di me. È come se stessi vivendo davvero quelle cose. Okay, grazie, 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 prego. Maria Paola. Avanti, siamo quasi, siamo quasi in fondo, siete davvero tante. Come ti chiami? Fiamma. Fiamma, prego. Che lavoro farai da grande? Sai che questa me l'ero segnata io per ultima domanda Beh, <ride> e ora invece me l'ha tolta dopo non so come chiudere. Che farai da grande? <ride> allora, avevo intenzione di fare l'influencer, l'attrice oppure la modella, dipende un po'. E però se invece mi va male mi piacerebbe lavorare con i bambini perché mi piacciono molto. Eh, va mica male eh, se vai a lavorare <ride> con i bambini, insomma. Sì, eh, vabbè, cioè. però se magari nel mondo dei social finisce, almeno ho qualcosa... Di un diverso. piano B, ma di tutto rispetto. Avanti <ride> con la prossima, grazie. Ciao, io mi chiamo Giorgia. Ma sei brava a scuola? Sì, a scuola i miei voti sono molto soddisfacenti. Cioè, in tutto questo, ci vuoi far credere che studi? Insomma, voleva anche un po' dire così ce la fai a studiare? Sì, <ride> sì, certo, studio. E ovviamente faccio i social e riesco a trovare il tempo di studiare perché studiare è la prima cosa. Poi come fa, ce lo spiega in un altro incontro, eh, perché altrimenti <ride> si, si fa lunga, però vedo che, che ci si può fare. Grazie. Alla prossima. C'è ancora due, due interventi, due ragazze, prego. Ciao. Ciao. Charlotte, hai mai pensato di smettere? Perché sei la mia YouTuber preferita. Allora, qua parte l'applauso perché <ride> ovviamente è il, il gruppo di supporto no, per, per Charlotte uh, di smettere? no perché comunque vedevo che tutto andava avanti quindi no certo ho avuto dei momenti dove avevo smesso ma ti parlo di quando ero da, quan da quando avevo iniziato cioè quando avevo iniziato avevo pensato di smettere poi ci ho ripensato e ho continuato appunto poi sono arrivata fino a qui Com'è è stato l'inizio, un po' che è stato duro e eh, che ha avuto qualche incertezza, ma ormai direi che è ampiamente decollata come, come percorso. Grazie. Veniamo all'ultimo intervento. E meno male. E meno male, dice, <ride> è andata bene. Io mi chiamo Veronica e volevo chiederti: Matteo, hai un crush? Una crush? Sì, ce l'ho. Ma il nome non ve lo dico perché <ride> eh, vi lascio la suspense. E quindi il nome della crush ce l'ho, ma il nome non ve lo dico. <ride> ce l'ho spiegato anche a noi cos'è. <ride> allora, la crush è tipo la cotta, se l'ho tradotto in inglese. Adesso va di moda dire Crash anche in inglese. Cioè, le pensano tutte per, no, per renderci <ride> fuori, fuori dal contesto. La famosa cotta, ok, la Crash va bene. <ride> Grazie. Oh, così almeno l'abbiamo capito perché altrimenti era molto più banale però chiaramente c'è tutto il linguaggio eh, che fa parte di tutto questo di questo universo, di questo mondo io credo che siete state fantastiche tutti quanti ovviamente avete dimostrato un grandissimo affetto però eh, la più fantastica ancora se l'italiano me lo perdoni è stata tu e sei tu ti faccio, ancora, ti faccio fare un applauso ma mi unisco anch'io a questo applauso per Charlotte Moccia Charlotte M che la trovate eh, sui social appunto ne abbiamo ampiamente parlato, eh, ci hai detto tutto, insomma ci hai veramente raccontato a tutto tondo la tua vita, è stata tra l'altro la prima occasione eh, così anche impegnativa in cui eh, ti sei messa a nudo, ti ringraziamo anche per questa occasione. Eh, tra poco ti lascio chiaramente ai tuoi follower, ai tuoi fan, li potrai incontrare eh, fisicamente per eh, scambiare quattro chiacchiere. Eh, che dire, ti faccio un grande in bocca al lupo perché Grazie. insomma i progetti sono tantissimi. Eh, ti ringrazio a nome della Fondazione Versiliana per essere stata qua con noi eh, stasera, tenere battesimo in qualche modo questa edizione eh, 2020 degli incontri al caffè. Ricordo che si prosegue perché siamo appena all'inizio, questa era l'anteprima, era solo un assaggio, poi si parte eh, con gli incontri veri e propri a partire da domenica e saluti istituzionali e tutto quanto. Eh, grazie al pubblico per essere stato con noi, grazie a chi ci ha seguito e buon proseguimento a Caffè della Versiliana. Buona serata.